Tutti coloro che mercoledì mattina si sono recati in centro hanno potuto notare l'automoteca dell'Avis parcheggiata di fronte alla filiale principale del credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese. Dopo le riunioni dei mesi scorsi è entrato infatti nella sua fase operativa il progetto Rete Avis Lavoro, Faenza, Città del Dono, l'iniziativa ideata dall'associazione per andare ad intercettare i possibili nuovi donatori direttamente sul posto di lavoro grazie alla collaborazione delle aziende. La prima realtà economica ad aver aderito al progetto è stata la BCC. La banca già al suo interno può contare su numerosi donatori e la mattinata di mercoledì ha messo in contatto l'Avis con un nutrito gruppo di potenziali nuovi benefattori. Un'ottima risposta al preoccupante calo di donazioni registrato dall'Avis nell'ultimo anno. Siamo contentissimi perché è quello che ci aspettavamo, nel senso che abbiamo trovato una collaborazione con la BCC non indifferente, nel senso che si sono dati disponibili da subito e hanno, come posso dire, accettato e appoggiato questo, sposato questo progetto qui. La nostra banca innanzitutto è una cooperativa legata al nostro territorio e quindi una cooperativa vuol dire avere la mutualità nel proprio DNA e quindi un'iniziativa di questo tipo si sposa benissimo con il nostro ideale di territorio e di comunità. Dopo il primo incontro informativo con l'associazione è stata una grande risposta da parte dei vostri dipendenti. Sì, decisamente superiore alle aspettative. Infatti abbiamo mandato l'avviso nella intranet e in pochi minuti sono arrivate una decina di richieste a partecipare. In totale abbiamo avuto 28 colleghi che hanno chiesto di partecipare a questa iniziativa, che è superiore a quello che si potrà fare in una giornata. Il fatto che questa azienda ha creduto in maniera intensa a questa iniziativa lo dice anche il fatto che anche il direttore generale si è assegnato fra gli iscritti a partecipare agli esami Avis. Quindi si necessitano due turni sostanzialmente? Probabilmente sì, perché abbiamo strutturato la mattinata, abbiamo dato un permesso retribuito ai colleghi che partecipano a questa iniziativa e abbiamo visto che sarà necessaria quindi un'altra mattinata. Oggi esattamente che cosa avviene? Allora, per quanto riguarda l'idoneità viene fatto un primo esame del sangue, viene fatto il colloquio con il medico e poi se tutte queste operazioni qui danno un esito positivo, nel senso che saremo noi poi a chiamare i diretti interessati per farli venire a fare veramente la prima donazione di sangue. Ecco, la cosa particolare di oggi è che la BCC ha consentito a dare ai propri dipendenti un permesso per gli esami, cosa che normalmente non avviene. Esatto, e questo ci fa ancora più piacere perché praticamente è lo spirito che vogliamo che passi nelle aziende, che è quello di coinvolgere non solo i lavoratori ma anche i dirigenti d'azienda, e la BCC in questo caso qui ha dato una disponibilità totale su questa cosa, nel senso che quelli che non riescono a farlo oggi danno la possibilità anche a quelli che verranno nel centro per avere anche lì il permesso per venire a fare l'idoneità alla donazione. Un permesso retribuito è una cosa insolita perché normalmente si dà il permesso quando si fa la donazione ma mai quando si fanno gli esami. Come mai avete deciso invece di dare un permesso anche per questa giornata? Dunque ci è sembrato doveroso perché intanto abbiamo visto che le persone che hanno richiesto la partecipazione non sono tutti in questo locale a Faenza ma sono in diversi filiali e quindi avevano bisogno anche dello spostamento, però l'abbiamo fatto soprattutto per facilitare perché crediamo in questa iniziativa. Federico Lega per Faenza Web TV.